Questo programma vi è offerto da Moschini Pierotti Pratesi Assicurazioni, Piazza Falcone Borsellino 1, Forlì. Scegli sano per te e per la natura con Bio e Bio. Le uova biologiche Tedaldi racchiuse in un astuccio sigillato e 100% biodegradabile. Grandissimo ritorno a Video Regione, qui a Salute in Forma, del dottor Carlo Fabbri, gastroenterologo in veste di direttore dell'unità operativa di gastroenterologia ed endoscopia digestiva Forlì e Cesena. E intanto Carlo ti ringrazio di essere intervenuto a questa trasmissione nostra. Io ringrazio voi per essere qua, sono molto contento. Tu sei mesi che sei qui a Forlì. È dal 10 settembre del 2018. Che sei qui a Forlì. Tu venisti già nella nostra trasmissione a presentarci un bellissimo libro che riguardava il rapporto tra uomo e ambiente, di fatto. Assolutamente, una similitudine tra il corpo umano e le nostre città. Quindi un'analogia tra il rispetto che dobbiamo avere nel concetto di salute di noi stessi e allo stesso tempo, per sentirci parte integrante della nostra città, viverci un po' come se noi ne fossimo le cellule. Senti, ultimamente mi sto rendendo conto che molti professionisti della salute, medici, infermieri, si occupano sempre di più del rapporto con l'ambiente. Una volta, quando io andavo all'università, era un argomento quasi tabù, certo, quasi delegato ai cosiddetti verdi. Vero, no? Verissimo. Certo. Io ero bimbo, ma è vero. Ecco, ora ti volevo chiedere, questa è una percezione che hai anche tu, che tra voi professionisti stia aumentando la sensibilità nei confronti dell'ambiente? Ah, è talmente vero quello che dici che stanno nascendo delle nuove professioni che fino a 40 anni fa non esistevano. Paradossalmente l'aria, piuttosto che l'acqua, piuttosto che la natura, erano il mezzo in cui l'uomo viveva. Ed era un mezzo che fondamentalmente era utile a noi per la nostra sussistenza, per la nostra vita. Oggi, come dicevi perfettamente, è diventato un fine. Ce ne dobbiamo preoccupare al punto che ce ne sentiamo l'obbligo morale, piuttosto che lavorativo, di difenderla, l'aria, l'acqua, piuttosto che la natura, perché è violentata dall'invasione chiaramente della tecnologia e dell'emancipazione, di una forma di progresso non perfettamente controllato dall'uomo. Oggi è un giorno particolarmente fortunato perché ho avuto un oncologo, un intensivista cardiologo e adesso un gastroenterologo endoscopista, che tutti e tre mi avete parlato di questo rapporto uomo e malattie ed ambiente, no? E questo per me è un grande risultato, che oggi in una qualche maniera stia penetrando questo, la sensibilità nei confronti della medicina preventiva a livello dei professionisti della salute. Certo, è una professione, quella del medico, che ha un'ambivalenza, perché da un lato c'è questa grande tentazione a inseguire la tecnologia e allo stesso tempo a mantenere una forte propensione umanistica, e di conseguenza a volte ci sentiamo un po' scuciti e tirati più da una parte piuttosto che dall'altra, ma dobbiamo sempre cercare di mantenere la strada centrale per offrire poi percorsi di cura idonee, e non c'è dubbio che la prevenzione sia il vero bingo. Questo è interessante, però sei un tentatore, perché mi hai introdotto all'argomento della tecnologia e a questo punto è inevitabile parlarne, soprattutto in campo endoscopico gastroenterologico, dove la evoluzione, io ricordo che le prime gastroscopie che facevamo erano gastroscopie di carattere diagnostico. Certo. Adesso le gastroscopie che fate sono gastroscopie spesso interventistiche, non solo diagnostiche.
tu che hai vissuto questa evoluzione, è dovuto ad un cambiamento culturale, un cambiamento tecnologico? Cos'è successo tra il gastroscopista che sto pensando a Calletti, che tu probabilmente certo, è uno dei primi, grande maestro, no, che era un diagnosta, che poi nel tempo si trasforma in... Che cosa è successo in questo lasso di tempo? Beh, l'uomo ha sempre la sfida, usando la curiosità, a emanciparsi. Quindi un medico distrattamente vide sotto un portico un mangiatore di spade e da lì inventò l'endoscopia digestiva. Quindi fondamentalmente è chiaro che una volta che abbiamo ottenuto negli anni 80 gli endoscopi, abbiamo cominciato ad avvicinarci ad organi prima inesplorati e soprattutto a osservarli seguendo la via naturale. Dopodiché ovviamente la scienza si è presa il coraggio di andare a fare prima delle biopsie e poi a togliere delle piccole lesioni fino a oggi ad arrivare a dei veri e propri interventi chirurgici, tant'è che prima la gastroenterologia è sempre stata riconosciuta come una branca squisitamente medica. Oggi molto tempo di un endoscopista è un tempo di tipo chirurgico, infatti le nostre relazioni, le nostre filiere sono molto vicine ai radiologi interventisti, sono molto vicine ai chirurghi generali con i quali collaboriamo costantemente, proprio perché abbiamo la possibilità non solo di intercettare delle lesioni, ma di fare dei veri e propri interventi, specie in campo oncologico, con dei risultati talvolta più che convincenti, proprio perché accediamo alle vie naturali per bonificare una lesione. E quindi diciamo che potrebbe essere anche considerata una non invasiva, sostanzialmente è invasiva ma non tanto quanto un taglio chirurgico. Assolutamente, insomma, no? Un po' come quello che è avvenuto in chirurgia, in cui all'inizio si è guardato con grande diffidenza la laparoscopia e oggi sappiamo quanto è considerata gentile e conservativa la laparoscopia. Senti, un giovane che approccia oggi alla specializzazione di gastroenterologia non rischia di perdere quel know-how che avete acquisito voi facendo i gastroenterologi clinici? La domanda è brutale. La domanda è brutale. Il rischio c'è, ma devo dire che l'università sta cercando di proteggere i giovani da questo tipo di rischio, proprio perché ha cadenzato un vero e proprio percorso formativo che tende chiaramente ad avvicinare il giovane medico al paziente dapprima da un punto di vista clinico e poi per vari step graduali ad avvicinarlo alla tecnologia. È evidente che la medicina di oggi fa sì che tu non ti possa occupare in modo pieno di tutto e quindi ti vai a creare una iperspecialità all'interno della specialità. Con l'Università di Bologna siamo all'interno della rete formativa nell'House della Romagna e quindi compartecipiamo anche in sinergia ovviamente con l'università alla formazione dei giovani medici. Ecco, tu eri abituato in un ambiente ospedaliero diciamo abbastanza chiuso, diciamo, e ti sei trovato in un'area vasta. Sì. Quali opportunità hai visto di questa nuova organizzazione? Fatta così la vedo solo qua in Romagna, io che giro anche molto la Toscana, insegno a Pisa, fatta in questo sistema di un'unica grande azienda con 7-8 ospedali, come ti sei trovato dal punto di vista organizzativo qui all'interno? È altamente sfidante, proprio perché è di per sé difficile quanto bello in termini di sfida, perché fare parte di un'azienda che conta... Tu ti occupi anche di Cesena. Sì, è una unità operativa di gastroenterologia unica, sì, quindi sia Bufalini che Morgagni, ma di fatto rispetto alla domanda che mi facevi, la cosa bella e elegante credo che sia quella di cercare di lavorare tutti in rete rispetto a tutta l'azienda, quindi coinvolgendo chiaramente anche Rimini e Ravenna, cercando delle logiche in cui tutti i pazienti della Romagna abbiano dei percorsi simili e abbiano lo stesso tipo di tecnologia a disposizione. E una volta si parlava molto dell'uomo solo al comando, no? E si parlava del grande chirurgo,
oppure si sentiva tu sei l'assistente del tal chirurgo. Oggi si parla molto di equipe, è ancora più vero questo a livello poi di due strutture ospedaliere. Ma certo, non credo che non abbia assolutamente senso. Infermieri compresi. Assolutamente, ormai chiaramente non ha proprio più senso pensare che ci sia un unico pilota di macchine così complesse, perché sono automobili di fatto che hanno molti volanti e quindi è impensabile che solo uno li possa manovrare. All'interno di discipline come le nostre ci sono tanti rivoli tecnologici in cui ovviamente ci sono dei professionisti straordinariamente dedicati a quel tipo di tecnologia che altri non sanno fare. Credo che il ruolo di un responsabile e di un direttore sia quello di creare fondamentalmente il clima migliore, proprio perché si riesca in squadra a giocare nel miglior modo possibile. Sì, io ho sempre detto che la direzione è un servizio. I vecchi baroni non erano molto d'accordo, però certo. La nostra attività, come ho diretto anch'io, l'ho sempre vista come un servizio, insomma, sei di tutti e alla fine poi devi tirare le file, insomma, no? La cosa bella è proprio quella di cercare di farlo vivere come un servizio, perché di fatto si chiama servizio di gastroenterologia, chirurgia, questo è. Così. Stefano, te per ombre spazio pubblicitario, poi entriamo con te nella sala endoscopica. Bene.